complicati, che era quella di conoscere il modo di pensare, la poetica, i pensieri più segreti dei personaggi che agivano nel mondo dell'arte a tutto tondo. Mi avvicinavo con la macchina fotografica e me ne servivo come di un passepartout per entrare nella loro intimità. Di fronte a una macchina fotografica posso fare un ritratto chiunque sia prima e non si sarebbe aperto se avessi chiesto cosa pensa, ma perché si esprime in quel modo, cosa significa lavorare con dritti o con altre forme di misura. Mentre di fronte alla macchina la familiarità della presentazione mi portava ad entrare e capire e farmi un'idea del loro lavoro. Mi hanno presentato in campo nazionale, nel campo della volontarietà tutti, e ho vissuto praticamente il momento di Bendini, il momento dell'informale, tutti i giorni della scuola bendiniana, Mascati, Bottati, Leonardi, Filiberto, tutti i ragazzi che uscivano allora. Nel campo internazionale, questi moltissimi, Rauschenberg, Marbelli, sono tutti sempre con la scusa della fotografia per tentare di capire. Con questo mezzo della fotografia, ecco un episodio, per dare un episodio per non fare delle cose lunghe, un episodio è stato Morandi. Morandi, forse pochi sanno, che aveva una grande conoscenza fotografica. Io andai così da ragazzo, molto timidamente, a chiedere di potessi fare un ritratto. Lui mi accorse con generosità, mi chiede consigli, diventò per me una specie di padre spirituale nel campo fotografico, mi fece arrivare addirittura un libro di Cartier-Bresson che io non conoscevo perché lui aveva collegamenti internazionali, perché io ero un fotografo giovane che rappresentava per lui non un competito, mentre lui era feroce nei confronti dei suoi colleghi, specialmente bolognesi. Però un fotografo si dimostrò generosissimo, molto aperto, molto generoso. E inizialmente, quando abbiamo cominciato questo incontro, si è sentito il suono di un cellulare, che era praticamente una macchina fotografica, erano tutte macchine fotografiche, per quelle che abbiamo oggi, sono tutte macchine fotografiche. Quindi il discorso anche del perché questo grande fotografo che vediamo qui intorno è un grande fotografo col pennello, rappresentava la realtà, però un tipo di realtà filtrata dalla sua capacità fisica. E anche nel mondo della fotografia io credo che prenda sempre più piede il discorso della fotografia legata non all'artisticità, non all'estetismo e alla bellezza dell'immagine fine a se stessa, ma sempre più, e oggi viene studiato anche dalla scuola di Umberto Eco, università americana, sempre più approfonditamente, era anche in passato, ma oggi ancora di più, il rapporto tra fotografia e letteratura, fotografia e scrittura, quindi interpretazione della realtà, di ciò che ci circonda, delle persone che incontriamo, è sempre meno documento e sempre meno estetizzazione. Beh, mi fermerei qui anche perché si possono essere. Mattina alle 9:30 e lui scendeva le scale tipo lavandosi, però c'era la musica tutte le mattine, suonava un carissimo pilota. Tutte le mattine voleva questa musica e piangeva, scendeva, e poi andava in giro per Venezia e lui ci teneva molto a farsi quello che devo dire, che era l'unico pittore artista che era stato. E il pubblico comune lo conosceva, faceva le opere. E per 10 giorni siamo stati benissimo, con lui andava alla Colomba. Lui voleva stare benissimo, ecco, questo io sono stato fortunato in quegli anni lì di fotografare De Chirico, poi Marino Marini, quindi
iniziato con lui e poi Buri, che è stato 20 anni il suo fotografo, fino alla morte. È stato bello anche questa sede delle combustioni. Invece col pennello era la prima volta con un artista, la prima volta per me, perché ero molto giovane, nel 70-73, faceva la combustione, prendeva poco queste cose. Ma che devo dire? Le fotografie parlano da sole. Io sono felice del mio lavoro, come tutti pensano.